Sono trascorsi molti anni della mia vita da quel lontano 8 febbraio 1914. Ho girato la boa degli 80 e non sono pochi. Direi che sono più che sufficienti per capire che la vita di un uomo non finisce con la morte fisica. Il simbolo della croce, non a caso, viene tracciato con quattro angoli retti, uniti e convergenti in un epicentro che permette un'apertura ed una visuale di 360 gradi che non consente errori. L'uomo croce, dotato di intelligenza, è in grado di superare qualsiasi ostacolo e di raggiungere le vette più ambiziose. Il suo pensiero, le sue opere dai primordi della civiltà, ad oggi esulano dal tempo e il loro valore perdura nei millenni. I graffiti, le piramidi, la sfinge, la pittura, la scultura, le grandi opere musicali e letterarie, scaturite dall'intelligenza e dal talento di un individuo, dimostrano che, potenzialmente, l'uomo può raggiungere mete inesplorate, prodigiose. Cosa significa Homo sapiens? Cosa si intende per uomo intelligente e quali sono i suoi limiti? Innanzitutto bisognerebbe conoscere tutti gli elementi che lo compongono, non ultimi i suoi limiti, le sue lacune, i suoi difetti, per un esame minuzioso della sua psiche. Se non esistesse il male, non sapremmo distinguere e riconoscere il bene. Molti uomini hanno vissuto con altrettanti geni rimanendo nella loro ombra, ma solo alcuni di essi si sono preoccupati o interessati di indagare sulla vera essenza della vita nella sua triplice struttura materiale, intellettiva e morale. Gli altri hanno ignorato lo stimolo interiore che suggerisce di rallentare la corsa al successo, al potere, di fermarsi. Quanto sarebbe stato meglio per loro capire il vero significato delle parole solidarietà, comunione, umiltà, anziché crogiolarsi in fasulle e torri d'avorio. Ognuno di noi dovrebbe cercare, compenetrarsi, meditare, andare al di là del tempo con l'intento e la volontà di capire meglio il vero significato e lo scopo di questa vita materiale o di altre successive vite, se queste fossero necessarie al raggiungimento di un'evoluzione suprema. La morte fisica non mi fa paura, io sono pronto, non ho alcun timore. So perfettamente che il mio spirito continuerà a vivere nell'altra dimensione, ricco delle mie esperienze con il bagaglio dei miei errori che dovrò correggere e rivedere. Ho dedicato coscientemente e con grande amore parte della mia vita allo spiritualismo, ma da un po' di tempo mi accadono eventi che mi turbano e mi sento decisamente a disagio quando mi giungono regali per ricorrenze che non esistono. La gente mi ama di più e questo lo accetto, mi piace. Capisco anche che in questo sentimento gioca un interesse morale, consolatorio, il desiderio di capire di più dalle mie esperienze medianiche, dalla mia minuziosa e preziosa ricerca del trascendente che hanno fatto di me un uomo libero, sereno, pronto al grande passo. Ed è per questo che vorrei che ognuno di voi considerasse questo mio ultimo scritto alla stregua di un testamento spirituale. Ho iniziato presto a lavorare, faticando non poco per portare a casa il mio contributo. Giovanissimo, a poco più di 22 anni, mi sono accostato alla ricerca del trascendente con grande interesse, molta pazienza e tanto amore. Nell'andare avanti con gli anni, per sopravvivere, sono sceso anche a piccoli compromessi a danno della mia pittura, senza però tradirla. Lavorando per lunghi anni nell'industria cinematografica, in qualità di scenografo prima, sceneggiatore e regista dopo, improvvisandomi alla fine anche produttore di me stesso. Tutto questo mi è servito a diventare un uomo che non ha mai mentito a se stesso. Cos'è la menzogna? Ecco, questo è un argomento che vorrei toccare. C'è la bugia per adulare, conquistare fine a se stessa, ma c'è anche colui che mente spudoratamente dalla mattina alla sera. Non fa mai un esame di coscienza e vive costantemente nell'imbroglio, nell'equivoco, nell'errore, difetti gravi dai quali non riuscirà ad allontanarsi fino ad intaccare il proprio io. La mattina escono da casa due individui, uno bugiardo e uno che non lo è. Fatalmente si imbatteranno e, trattandosi dell'incontro di un giorno, il mentitore avrà il sopravvento su colui che non mente, ma quando questo scontro inesorabilmente si ripeterà, il bugiardo non potrà più intaccare lo spirito dell'uomo avvezzo alla verità. Ecco, ora io sono contento di ciò che ho detto e spero ne facciate tesoro. Sono le mie ultime battute, possiate incontrare nel vostro cammino un altro uomo capace anche egli di guidarvi, più propriamente e meglio di me, in questa luminosa ricerca con la mia stessa abnegazione espletata, talvolta rudemente, con piglio severo ma sicuramente colma d'amore per l'argomento trattato e per ognuno di voi.
Grazie.